Bentrovati, informazione di Telenuovo, l'edizione del sabato. Dunque apriamo con la pagina della sanità. Forse non ci voleva la classifica di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, per capire che la sanità ha un divario nettissimo tra nord e sud, o meglio, i servizi sanitari e ospedalieri sono sicuramente migliori al nord per una maggiore organizzazione, per tante piccole cose che poi fanno la differenza. Ecco, quindi non c'era bisogno della classifica, però la classifica di Agenas conferma ciò che già sapevamo, che la Campania è in un gradino molto basso a livello qualitativo per la sanità, nonostante le tante professionalità esistenti sul territorio regionale. Ma andiamo a vedere il tutto nel prossimo servizio. Come ogni fine anno vengono stilate classifiche rispetto a dati per vari settori. Agenas, l'Agenzia Sanitaria delle Regioni Italiane, ha messo online l'edizione 2016 del suo programma nazionale Esiti, uno strumento che rende conto della qualità dell'attività sanitaria. Ebbene, non ci sarebbe neanche bisogno di questa classifica per capire che il divario tra nord e sud, anche in questo settore, è notevole, ovviamente a svantaggio delle regioni meridionali. Una delle novità di questo programma è stata la valutazione effettuata sulla funzionalità delle aziende ospedaliere, mettendo insieme tutti gli indicatori per capire come lavorano gli ospedali con medici ospedalieri e universitari. Nel 2015, a livello nazionale, le strutture che hanno raggiunto livelli di qualità alti o molto alti sono il 14,7% del totale. Se gli stessi criteri, dice Agenas, fossero stati applicati nel 2010, saremmo fermi al 9%. Il maggior numero di strutture ospedaliere con livelli di qualità molto alti sono in Lombardia, Friuli, Valle d'Aosta e Alto Adige. Un gradino sotto ci sono Trentino, Toscana, Sicilia e Molise. Il maggior numero di strutture con qualità bassa o purtroppo molto bassa sono proprio in Campania e Abruzzo, seguite subito dopo da Sardegna, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria. Mortalità, rapidità di risposta, volumi di lavoro valutate per ogni struttura sanitaria, così da costruire il quadro del funzionamento della sanità nelle regioni. Nello specifico, per fare un intervento cardiochirurgico di bypass, sarebbe meglio recarsi al San Raffaele di Milano, dove c'è una mortalità pari a zero a 30 giorni dall'intervento chirurgico. Troppi parti cesarei al sud, mentre in tanti ospedali e cliniche del nord è ormai un'operazione che si evita praticamente il più possibile. I dati dell'Agenas hanno evidenziato che chi lavora di più solitamente lavora anche meglio. Eppure, nonostante le criticità persistenti a livello nazionale, in particolar modo al sud, la qualità delle cure, secondo i vertici di Agenas, sono in costante miglioramento. Intanto a livello locale e provinciale la situazione sicuramente di criticità persiste, lo dicevamo anche nel servizio, all'ospedale di Nocera Inferiore, infatti il più grande dell'ASL di Salerno, ancora una volta ci sono criticità strutturali e organizzative nonostante gli sforzi profusi anche dal neo direttore sanitario Giordano. Carenza di personale, problemi legati alle pulizie, gestione dei pazienti e sicurezza, sono tanti i problemi da risolvere all'Umberto I. Tra l'altro nelle ultime ore sono aumentati proprio i problemi legati a buste paga dei dipendenti, nella quali, abbiamo detto ieri, mancavano i pagamenti degli orari straordinari e quant'altro, scatenando l'ira degli stessi dipendenti. Negli ultimi giorni poi ha fatto discutere il problema rifiuti, perfino quelli speciali ammassati in varie zone del nosocomio perché non ci sarebbero strumenti adeguati per smaltirli. Gli operatori delle pulizie sono in stato di agitazione, temono che il nuovo appalto in arrivo prossimamente possa portare a tagli. Non ultimo poi c'è il problema di sicurezza, sarebbero avvenuti recentemente nell'ospedale di Nocera furti di oggetti e denaro, insufficiente probabilmente il numero di guardie giurate presenti, specie di notte. E a proposito di criticità negli ospedali nostrani, c'è lo stato di agitazione indetto dagli infermieri, dal personale infermieristico dell'azienda universitaria ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno, la comunicazione proprio stamattina dal comparto dell'associazione Narsind. Vediamo. Infermieri dell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno in stato di agitazione. Lo conferma attraverso una nota ufficiale il sindacato Narsind, che ha sottolineato la grave situazione in cui versa tutto il comparto.
Nursinda, attraverso il segretario provinciale Pasquale Picariello, ha denunciato l'immobilismo che sta creando una fase di mancate risposte a cittadini e utenti e soprattutto una gestione compiacente verso politici o la rinuncia della gestione dell'azienda per compiacere qualcuno o qualcosa. Denuncia gravissima quella di Picariello e di Nursinda. Nel documento il sindacato parla apertamente di disattenzione mostrata dalla regione Campania in merito alle problematiche della sanità pubblica della provincia di Salerno e l'inerzia dei direttori generali dell'azienda ospedaliera, oltre che una mancata organizzazione dei servizi sanitari rispetto alle reali esigenze dell'utenza. Manca poi anche un'attenzione nei confronti dei lavoratori, dai fondi contrattuali al coordinamento. C'è una mancata volontà di definizione delle dotazioni organiche minime delle varie strutture, con relativo demansionamento degli infermieri, OSS e coordinatori, oltre alla stagnazione praticamente totale dei ruoli che impedisce stati di avanzamento. Chiamato quindi in causa, ovviamente, il presidente regionale De Luca, che con le ultime disposizioni del governo è anche commissario regionale per la sanità. Nursind, tra l'altro, ha già annunciato che parteciperà a tutte le iniziative a sostegno dello stato di agitazione, in attesa che giungano vere risposte dalla regione e gli altri soggetti interessati dal problema. E adesso un ponte tra sanità sociale e il pensiero rivolto ai più piccoli, quelli che purtroppo sono ricoverati alla terapia intensiva neonatale dell'Umberto I di Nocera inferiore o purtroppo a quelli che non ce l'hanno fatta. Santa Messa, decimo anno alla TIN di Nocera inferiore, che coincide tra l'altro col compleanno del Papa Francesco, che l'ottantesimo anno è proprio oggi. Il vescovo della diocesi Nocera-Sarno dice nell'intervento della messa TIN: alziamo la voce contro chi distrugge l'infanzia. Vediamo. Nel giorno dell'ottantesimo compleanno di Papa Francesco si celebra la decima messa per i bambini della terapia intensiva neonatale, un momento che vede la partecipazione del vescovo, ma soprattutto di tantissime famiglie, tanti prematuri che ritornano in questa struttura per ringraziare per il dono della vita, una struttura a cui l'ASL tiene particolarmente tanto e lo conferma il direttore sanitario del presidio, Alfonso Giordano. La TIN è stata dal 12 anni a questa parte uno dei punti forti di questo ospedale. Diciamo, la presenza di tutte queste persone a questa manifestazione è un segno dell'importanza che viene riconosciuta da tutti a questo reparto, ed è un segno anche dell'efficienza e dell'efficacia di questi operatori sanitari. Noto che l'entusiasmo con cui fu aperta questa novità per l'epoca nell'ospedale si è mantenuto inalterato nel corso degli anni. Io ci ritorno dopo 7 anni e praticamente trovo veramente lo stesso entusiasmo. Trovo che i locali sono stati conservati veramente bene, le apparecchiature che funzionano alla grande, ed è un team veramente affiatato nonostante tutte le difficoltà che hanno avuto nel corso di questi anni legati a trasferimenti, cose sapute, che hanno determinato un periodo di crisi, ma nonostante tutto il reparto ha sempre funzionato in una maniera veramente eccellente e non è mai mancata l'assistenza in nessun momento ai piccoli pazienti. È un bel momento che viviamo da un po' di anni, quest'anno è il decimo anno, venire in questo ospedale, poi in modo particolare nel reparto della terapia prenatale intensiva, è proprio il mistero del Natale. E quest'anno in modo particolare abbiamo insistito mettendo insieme il Papa, cui oggi facciamo gli auguri perché è il suo compleanno, per il suo alto magistero, c'è il Vescovo, i sacerdoti, i diaconi e i fedeli laici che in forza del battesimo sono la Chiesa. Ecco, se non ci fosse il popolo di Dio, io sarei pastore per chi? Quest'anno alcuni sacerdoti, alcuni laici hanno avuto insieme a me una bella idea di cantare il mistero della vita, di cantare il mistero del Natale e a questo canto unire un momento di carità per comprare una strumentazione, uno strumento che può servire o deve servire proprio in questa
in questo reparto dove i piccoli sono accolti nella loro fragilità. Ecco, insisto molto su questo, a uscire anche un poco dalle nostre sacrestie, a uscire un po' dai nostri recinti, perché il mistero del Natale è proprio questo. Vedete, Gesù nasce fuori, fuori dalle grandi città. Allora chiedo alla comunità diocesana di partecipare. Tante volte è facile denigrare, è facile criticare, è facile dire avremmo potuto fare tante altre cose. Ricordo una bella parola di Santa Madre Teresa di Calcutta. Quello che facciamo è una piccola goccia nell'oceano. Se questa goccia però non ci fosse, l'oceano sarebbe molto più povero. Restiamo in ambito sanitario, comunque con l'Università Federico II, dove si è svolto un appuntamento molto importante per parlare di tecniche, nuove tecniche del comparto ortopedico. Vediamo i dettagli in questo servizio. I maggiori esperti a livello nazionale di medicina rigenerativa nel campo della patologia articolare muscolo-tendinea, quelle simili all'infortunio dell'attaccante del Napoli Milik, per intenderci, si sono confrontati a Napoli sulle più recenti acquisizioni tecniche raggiunte in campo medico e chirurgico nelle patologie meniscali, cartilagine, muscolo-tendinee e sull'utilizzo di nuovi farmaci, ma anche materiali per la rigenerazione del tessuto cartilagineo. L'occasione si è avuta nel corso del convegno nazionale organizzato al Centro Congressi della Federico II da Donato Rosa, docente di ortopedia e traumatologia della Federico II. Bisogna distinguere tra i pazienti che hanno quelli post-traumatici, quindi giovani, atleti, e quelli invece non più giovani ma neanche anziani, quindi una fascia molto ampia e molto attiva tra i 45 e i 65 anni con danni importanti che è troppo presto mettere una protesi, ma qualcosa bisogna fare. E qui ci sono tutta una serie di tecniche mediche, infiltrative, chirurgiche che possono aiutare a risollevare questi problemi. Sono tanti i traguardi raggiunti negli ultimi 20 anni nel settore della medicina rigenerativa, talvolta in grado di ritardare o evitare l'impianto di una protesi, come conferma Stefano Della Villa. Direi che l'una completa l'altra. Ormai il fatto che l'esercizio sia medicina non è solo un fatto scientifico ampiamente dimostrato, ma soprattutto è un fatto culturale a livello mondiale. Le grandi nazioni, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, hanno messo nei loro programmi l'esercizio al centro della prevenzione della salute nel mondo. Quindi stiamo parlando di una cosa che potrebbe cambiare la salute delle future generazioni, è molto importante. Si va dall'utilizzo di materiali bionimetici alle cellule staminali e mesenchimali prelevate da tessuto osseo e adiposo, dalla terapia genica all'impiego del cellular matrix, ossia l'utilizzo combinato di fattori di crescita e acido ialuronico. Il contributo di Maurilio Marcacci. Le evoluzioni debbono essere giustificate nell'impiego clinico dopo una sperimentazione molto molto seria, quindi hanno bisogno un'evoluzione tecnica, chirurgica, per avere la possibilità di diventare un presidio per tutti, ha bisogno di almeno 10 anni di sperimentazione. Alcune notizie di cronaca, un giovane di 25 anni rapinato e malmenato stamattina all'alba a Napoli da 4 banditi, gli hanno sottratto, pensate un po', 15 euro e il cellulare, lo hanno picchiato rompendogli il setto nasale, il ragazzo è finito all'ospedale Loreto Mare, e i sanitari lo hanno giudicato guaribile in 30 giorni, 300 kg. Di pesce invece ritenuto pericoloso per la salute pubblica è un quantitativo sequestrato a Torre del Greco dai carabinieri, dal personale della Capitaneria di Porto. Ricorderete anche nei giorni scorsi ci fu un analogo sequestro di tanti chilogrammi di pesce non idoneo al consumo. E ancora una notizia tra cronaca, insomma, e religione e fede: non si è rinnovato il miracolo di San Gennaro a Napoli, l'ampolla è stata riposta alle 19:15 nella teca che la custodisce, la cappella del tesoro di San Gennaro in Duomo, ed è stato chiuso. Quindi niente miracolo laico, non si è sciolto il sangue del santo patrono. Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della cappella, si è però rivolto ai fedeli e ha detto: non dobbiamo pensare a sciagure, disgrazie, siamo uomini di fede e dobbiamo soltanto continuare a pregare.
E adesso la politica, andiamo a Pagani, dove la situazione di crisi in maggioranza non si è ancora risolta dopo la richiesta delle dimissioni dei suoi assessori. Il sindaco Bottone aspetta ancora di avere dei chiarimenti con i rappresentanti dei gruppi in questo momento fuoriusciti dalla maggioranza o comunque in una fase di discussione rispetto a quella che è la programmazione portata avanti dall'amministrazione Bottone. Tutti i dettagli. Continua e sembra senza soluzione per ora la situazione politica a Pagani. Intanto si avvicina sempre più velocemente il momento delle elezioni provinciali e i gruppi si attrezzano e lavorano prima per scegliere i candidati e successivamente per iniziare la campagna elettorale fra i comuni e i consiglieri comunali. La scadenza elettorale e più sembra acuire ancora di più i rapporti fra il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, e i gruppi di Forza Italia e Grande Pagani. L'avvicinarsi del Natale non porta i contendenti a mostrarsi e ad essere disponibili ad un incontro, per cui le posizioni politiche si irrigidiscono sempre di più e la crisi diventa sempre più profonda. Non c'è alcun saggio che riesca a porsi fra le parti ed a tentare un minimo di accordo per dare la possibilità alla città di risolvere gli innumerevoli problemi che ancora la attanagliano. Senza voler entrare nei motivi che hanno causato questo momento di impasse, la città si chiede dove porterà questa crisi? Forse allo scioglimento prematuro? O ad una nuova maggioranza? Ad un rimpasto della giunta? Certo è che al di là delle posizioni politiche Pagani avrebbe bisogno, date le necessità di cui parlavamo prima e che vivono moltissimi cittadini, avrebbe bisogno di avere un'amministrazione salda, capace ed organizzativa e chissà che il Natale non porti a miti consigli ed a maggiore disponibilità da tutte le parti politiche e riuscire a trovare un accordo per continuare ad amministrare la città in maniera decorosa. Il nuovo piano rifiuti a livello regionale. Dopo le polemiche del Movimento 5 Stelle che parla di ambiguità da parte della Giunta De Luca con il crescente fabbisogno di un inceneritore e il riemergere delle discariche, replica il vicepresidente della Giunta regionale, assessore al ramo all'ambiente, Fulvio Bonavitacola, che dice: sono in fase di costituzione gli enti di governo dei rifiuti con presenza dei comuni che porteranno alla fine dei commissariamenti, della gestione scellerata, inconcludente con le infiltrazioni criminali e quant'altro. Non si è previsto alcun nuovo sito di discarica, si prevede invece l'implementazione degli stili in relazione all'aumento della raccolta differenziata che dovrà arrivare a livello regionale al 65% e per la quale abbiamo convocato i comuni per l'approvazione dei piani operativi e per la ricollocazione di tutto il personale degli attuali consorsi di bacino, ha detto Bonavitacola. Sapete bene, c'era stato il durissimo attacco da parte del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Viglioni, ma anche del consigliere Maria Muscarà, che parlavano di incremento della raccolta differenziata, aumento della qualità, diminuzione tendenziale di produzione di rifiuti urbani, tutte cose che la Giunta regionale per ora non è riuscita a fare, hanno scritto in una nota i grillini. Un grave lutto ha colpito il mondo della politica di Battipaglia. Si è spento il dottor Enrico Lanaro, consigliere comunale d'opposizione, stimato medico veterinario, il sindaco di Battipaglia, tutta l'amministrazione comunale, l'intera cittadinanza si sono stretti intorno alla famiglia che è stata colpita da questo forte dolore e quindi un professionista prima che un politico che viene perduto dalla città di Battipaglia. Adesso invece parliamo e apriamo un'ampia pagina dedicata al sociale, alla solidarietà, alle iniziative natalizie. È una pagina lunghissima nel nostro telegiornale, la cominciamo con il Rotary Club Nocera Inferiore a Pudmontem, che si è ritrovata a Cava dei Tirreni con la sua presidente Lucia De Cristoforo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi di attività e soprattutto anche per incontrarsi in vista dei nuovi avvenimenti e manifestazioni che ci saranno prossimamente. Vediamo.
Il bilancio dell'attività svolta negli ultimi mesi da quando si è insediato il presidente Lucia De Cristofaro, i progetti futuri, la partecipazione imminente ad altri momenti legati al mondo del sociale e della solidarietà, ma anche semplicemente un momento di augurio per farsi, insomma, uno scambio di buone feste. I componenti del Rotary Club di Nocera Inferiore a Puigmontem si sono ritrovati a Cava dei Tirreni all'Holiday Inn per il brindisi augurale, per darsi appuntamento ad altre manifestazioni che vedranno come sempre l'organizzazione del Rotary vicino ad iniziative meritevoli o mettendo in campo incontri che possano risultare utili ai cittadini. È doveroso per un club riunirsi nei convegni, nelle grandi convention, ma anche per darsi gli auguri, per essere affiatati insieme, per fare anche un bilancio, perché no, dei primi 6 mesi di presidenza, di tutto quello che si è realizzato e di tutto quello che ancora si dovrà realizzare. Quindi questa sera ho programmi di presenza sul territorio? Certo, programmi di presenza sul territorio che già sono stati molto pregnanti, molto significativi. Pensiamo che abbiamo già fatto 3 raccolte fondi, anche molto cospicue. Ancora saremo domenica 18 al Parco dell'Amicizia con uno stand Rotary Rotarac, proprio per continuare a raccogliere fondi, chiaramente per quelli che sono le progettualità sul territorio, soprattutto un progetto a cui teniamo molto ed è la casa famiglia che accolgono mamme vittime di violenza e bambini, cui noi dedicheremo anche a gennaio quest'opera, che sarà appunto portata al territorio, portata a tutti i cittadini che vorranno essere con voi al convegno del 14 e che servirà proprio a sostenere queste case famiglie. Abbiamo avviato questo percorso insieme con cui abbiamo dimostrato anche di collaborare con i mercatini di Natale a San Marzano. Il 21 porteremo a termine un progetto Dono un sorriso, che vede quindi l'omaggio in doni natalizi ai bambini indigenti del reparto pediatria dell'ospedale di Nocera Inferiore. Il 3 gennaio invece invitiamo tutti a una bellissima serata per un progetto distrettuale, Torniamo a scuola, che vede proprio, vuole la costruzione di una scuola in Congo e alla collina, quindi alla collina Resort, a Nocera Inferiore, invitiamo tutti a partecipare. Come sempre saremo al servizio della nostra collettività, con l'impegno di tutti i nostri soci, con la loro professionalità, a servizio dei nostri concittadini. Il Rotary si contraddistingue sempre per l'azione di service che ha sul territorio. Stasera è una serata particolare perché è quella degli auguri, quella della convivialità, quella dello stare insieme. E la fiducia che possiamo avere dai soci anche per fare in modo che ci sia questa continuità anche negli anni a venire con Marco Avallone presidente e anche con la mia presidenza che sarà successiva alla sua. Un grande successo per il 4° concerto natalizio organizzato dall'Automobile di Sant'Aniello e Albanese a Nocera Inferiore. Tanti applausi per il quartetto Rossini, esibirsi Stefania Murino, soprano, il tenore Alessandro Fortunato, con il quartetto composto da Antonio Marotta al flauto, Giovanni Iannone al violino, Giuseppe Noto alla viola, Angelo Spinelli con il violoncello. Numerose le persone presenti ieri presso la sede espositiva dell'Automobile in via Azzori a Nocera Inferiore. In prima fila anche il sindaco della città, Manlio Torquato. Soddisfatti i titolari Enzo ed Angelo per la buona riuscita della manifestazione. Anche quest'anno si è voluto regalare alla città un'atmosfera del Natale con un concerto veramente molto importante. Tutta l'esibizione sarà trasmessa nei prossimi giorni da Telenuova. Il 22 dicembre prossimo, quindi l'altro giovedì, al Circolo Unione di Pagani, il secondo Natale della Solidarietà organizzato dal G20 Pagani e dall'associazione Anmic. Ospite d'onore quest'anno l'attore comico Angelo Di Gennaro.
Sarà un Natale dedicato ai più poveri, a coloro che vivono momenti di grande difficoltà, gli ultimi, quelli che hanno bisogno di un sostegno, di una mano tesa, come ci invita a fare ormai da tempo Papa Francesco. A Pagani il 22 dicembre al Circolo Unione, secondo appuntamento col Natale della Solidarietà organizzato dal G20 di Pagani e dall'Associazione ANMIC. Testimonial di questo evento sarà Angelo Di Gennaro, attore che da anni è vicino ai temi sociali e della solidarietà. Sarà un momento per stare insieme, per donare e donarsi agli altri e, perché no, per trascorrere una serata piacevole col sorriso sul volto, ma anche per riflettere. Non c'è solidarietà più bella che quella con il sorriso. Ma tanto per fare un esempio, se tu hai problemi economici e mi chiedi 100 euro e faccio... Ah, voi vediate, io ti ho mortificato due volte, uno perché me l'hai chiesto e uno perché te l'ha girato con questa faccia. Ma se tu mi chiedi 100 euro, e quale problema? Senza problema, se pensiamo, e non ci pensare proprio a me, no, pensa alla salute. Guarda quanto è bello, io a te ti ho sollevato i problemi, uno che ti mettivi scuri ma chiedi, due ti ho fatto convincere che non devi avere nessun problema, allora il sorriso è una luce che per accenderlo ne manca papà. Per cui è gratis, sorridiamo e abbiamo luce nel nostro volto e sorridiamo a chi ha bisogno di un aiuto, un conforto, che sia economico, che sia anche morale, con il sorriso, perché il sorriso aiuta a togliere quell'imbarazzo e anche quella dignità di uomo, che credo che non c'è offesa più grande a vedere una mamma che elemosina la salute del figlio o vedere un uomo che elemosina un pezzo di pane. Angelo Di Gennaro è un po', diciamo, una figura mitologica nell'agronocenio sarnese, spesso e volentieri la vediamo qui nei teatri locali, è un po', diciamo, si sente un po' cittadino dell'agro. No, io devo dire la verità che nell'agro ho trovato, per mia grande fortuna, sempre delle persone giuste. Poi ci ho incontrato uno che mi ha fatto innamorare, perché è veramente una tempesta, pure se sto solo è una tempesta, tu dici ma non dire sto viendo, ed è Gerardo che è qui, che credetemi, lo giuro, lui mi fa una telefonata, non ci sentiamo da un po', mi fa una telefonata, non mi spiega manco, ma dice tengo una cosa in capo, io sto a Napoli, sono venuto qua, se mi doveva fare una rapina, io non lo sapevo, perché mi dice mo faccio venire qua, ci vediamo la macchina e sorda, io me l'ero fatta vegliare, perché sono venuto come quando uno, guardami, lui basta che mi dice, vieni, non voglio sapere perché, perché sono certo che quando lui ti chiama sempre per qualcosa che ti regala a te, ma no, io non do niente, perché lui mi regala l'opportunità di poter ringraziare il Padre Eterno per avermi dato una famiglia sana, dei figli sani e anche un'attività che non è bravura ma è un dono. Abbiamo inventato, prendiamo questa già nel periodo natalizio e la portiamo a vivere un'emozione al circolo sociale di Pagano, circolo Unione, che apre le sue porte, un ambiente sicuramente fotografato come un ambiente di elevazione sociale, insomma di professionisti eccetera eccetera, laddove l'ANMIC, il G20 Pagano, offre una serata per non solo, diciamo, di natura artistica, ed ecco la presenza di Di Gennaro, quindi un cuore enorme, immenso, sicuramente un sorriso elevatissimo per questa gente, ma anche sostanzialmente il regalo di un panettone.